Impennano i contagi a Milano, preoccupano le scuole. A fronte di dati che peggiorano in tutta la regione, la provincia di Milano torna ad essere l'area più colpita. Di fatto abbiamo un indice R con T che è passato a 1.16, in costante crescita ormai da diversi giorni, con una situazione soprattutto all'interno delle scuole che preoccupa. Nelle scuole di Milano abbiamo il 33% di casi in aumento in una sola settimana. Sta parlando molto di questo aumento di contagi in questi giorni, soprattutto nelle scuole. Lei cosa ne pensa? Le scuole dovrebbero rimanere aperte oppure si potrebbe continuare con questa didattica a distanza? Non possono studiare tutta a casa, non tutta nel computer. Io penso che è meglio aprirle. Io ho due nipotini che fanno il liceo. Sarei felice che vada a scuola. Universitaria sicuramente io non tornerei in presenza perché è troppo rischioso. Mi piace proprio da mamma, proprio perché secondo me gli togliamo quell'allattamento, mettila così, che è proprio indispensabile. Quindi io sono pro, con rispetto di tutte le regole, di tutto, ma che i ragazzi devono andare, loro devono andare perché gli togliamo dei loro passaggi che sono fondamentali per quello che saranno, quindi io assolutamente sono pro. C'è un dato evidente che ogni qualvolta si entriamo in zona giallo, in zona arancione, riaprono almeno per il 50% le scuole in presenza, c'è un aumento notevole dei casi. Il problema in effetti non è la scuola, i ragazzi non li leghiamo a casa. Loro sono liberi di girare, se poi gli dici è in zona gialla, i ragazzi vengono in Piazza Duomo, cercano uno sfogo per divertirsi, perché stare a casa tutto il giorno è improponibile, non possono fare attività sportiva, non hanno mezzo, non una valvola di sfogo, o li leghiamo a una sedia, ma sarebbe quantomeno illegale. Sicuramente le cose possono essere collegate, perché comunque il flusso di persone in movimento anche durante le ore principali qui a Milano, io ho notato, sono una persona che lavora tutti i giorni e mi reco in ufficio tutti i giorni, quindi ho notato la differenza da quando in realtà le scuole sono chiuse fondamentalmente, quindi la gran parte dei genitori, bambini eccetera a casa, e quando invece al mattino devono, diciamo, spostarsi. Comunque sicuramente c'è un contributo all'incremento dei casi.